Ostra, la comunità piange 4 morti dell'alluvione. Domani i funerali a Pianello. Nell'Anconetano continuano le ricerche dei 2 dispersi. Intanto la provincia pubblica una mappa delle strade interrotte. È vietato avvicinarsi per il rischio di crollo. A Cantiano il sindaco ringrazia i volontari e lancia un appello ai cittadini. Nessuno verrà lasciato solo, ha detto, rimbocchiamoci le maniche, ce la faremo. Civiclub Mattei al lavoro senza sosta. Il Cosma di Rosciano Fano si preparano i pasti destinati a Cantiano. Partita la solidarietà con l'acquisto dei buoni spesa nei supermercati. Ultimi giorni di campagna elettorale, il volto dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer si candida con Italexit a Pesaro nell'uninominale alla Camera dei Deputati, era stato leader della protesta Novax, e invece Marco Bentivogli il candidato al Senato per il centro-sinistra. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Si svolgeranno domani pomeriggio alle 15.30 al campo sportivo di Pianello di Ostra i funerali delle 4 persone decedute a causa dell'alluvione. La comunità darà l'ultimo saluto a Giuseppe Tisba, 65 anni, al figlio Andrea, di 25, a Diego Chiappetti, 52 anni e poi all'82enne Fernando Olivi. D'altra parte continuano le ricerche dei 2 dispersi, si concentrano vicino agli argini e sul letto del fiume Nevola, a Castellone di Suasa, le ricerche di Mattia, il bimbo di 8 anni travolto dall'onda di piena di acqua e fango giovedì sera dopo essere uscito dall'auto con la madre Silvia, ora ricoverata a Senigallia. Invece in zona Barbara, a Ostravetere, sempre sul greto del fiume, si cerca Brunella Chiù, 56 anni, la mamma di Noemi, trovata morta, e di Simone, che si è salvato aggrappandosi a una pianta. I soccorritori hanno aumentato la presenza di escavatori per accelerare la rimozione delle grosse quantità di vegetazione ammucchiata, tra cui alberi e tronchi. Intanto, nelle province di Ancona e Pesaro, le 2 più colpite, sono arrivate squadre dei vigili del fuoco da varie parti d'Italia. Il maltempo non ha risparmiato l'oratorio della chiesa di San Gregorio Magno a Pianello di Ostra. Tutto è finito sott'acqua, tranne un tavolino con il leggio. Ad immortalare queste immagini è stato il parroco Don Luca Principi, che su Facebook ha scritto: «Nell'oratorio sommerso dall'acqua, l'unico libro che si è salvato è stata la Bibbia, aperta, posta in un leggio su un tavolino. Mentre tutto intorno è caduto», ha raccontato il parroco, «il tavolino ha galleggiato fino al soffitto, poi è ridisceso nello stesso posto e la Bibbia è rimasta aperta nella pagina della prima comunità cristiana, capitolo 2, versetto 42. A Serra Sant'Abbondio, adesso qualche aggiornamento, è stata prolungata fino a domani, mercoledì 21 settembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. A Senigallia, invece, lezioni sospese fino a giovedì. Resteranno chiuse anche le scuole dell'infanzia pubbliche e private, i centri diurni per disabili, il centro diurno Alzheimer, il centro pomeridiano Il Germoglio e tutti gli impianti sportivi, i musei e la biblioteca. In questi giorni, ha riferito il sindaco Massimo Olivetti, siamo in costante contatto con i dirigenti scolastici per verificare la situazione in tutte le scuole della città. Però la viabilità del territorio non ci permette ancora di prevedere lo spostamento delle famiglie e degli studenti, ha spiegato il primo cittadino, ma verranno garantiti i servizi erogati dagli uffici di segreteria. Vi ricordiamo che l'amministrazione comunale ha disposto anche la sospensione del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. E per quanto riguarda la viabilità, la provincia di Ancona ha pubblicato una mappa interattiva delle strade provinciali interessate dalle interruzioni. Sul sito si precisa che è severamente vietato avvicinarsi alle zone interdette, anche a piedi, per il pericolo di crolli. Torniamo nella provincia pesarese e andiamo a Cantiano, dove si cerca di tornare alla normalità, almeno sul fronte dei servizi essenziali. Ieri sera il sindaco Alessandro Piccini ha pubblicato un video sui social in cui ha fatto il punto della situazione, ha ringraziato i volontari ma anche lanciato un appello a tutti i suoi concittadini. Sentite. Non abbiamo più il centro storico né la zona industriale, le frazioni erano completamente isolate, una vera apocalisse che ha visto il paese azzerarsi in poche ore. Inizia così il racconto del sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, che ha definito l'ondata di maltempo imprevista e incontenibile. Sono caduti più di 4 quintali di acqua al metro quadro, ha detto, l'equivalente di 6 mesi di precipitazioni che hanno distrutto tutto. I problemi
problemi sono emergenziali, quindi in uno stato di emergenza ci sono delle priorità che vanno aggredite e risolte. La prima priorità è quella della salvaguardia della salute dei cittadini. Abbiamo la fortuna, e di questo dobbiamo esserne coscienti, di non aver avuto nessuna vittima. Non abbiamo avuto dispersi, né abbiamo attualmente sfollati. La priorità, ha proseguito il sindaco, era garantire l'accessibilità alle aree del paese. In 4 giorni sono stati ripristinati servizi essenziali come acqua e luce grazie a gruppi elettrogeni, cavi aerei e autobotti. Da stasera abbiamo l'alimentazione di nuovo del gas metano in quasi la totalità del paese. Quindi in pochi giorni un'azione efficace ed efficiente di risoluzione di quei problemi che sono legati alla vivibilità quotidiana. Poi il tema delle strade interrotte e dei ponti, la frazione di Pian di Balbano è ancora isolata. Abbiamo creato un'arteria di collegamento provvisoria che da stasera è in funzione e abbiamo coinvolto ANAS per l'installazione di un ponte provvisorio che sostituisce appunto un ponte che purtroppo è crollato. Il sindaco ha colto anche l'occasione per ringraziare tutti i volontari e coloro che si sono adoperati per la soluzione dei problemi, ma i danni, ha precisato Piccini, sono enormi, alle case, alle aziende che si sono viste azzerare la propria capacità produttiva. Eppure, ha assicurato, eravamo pronti, eravamo intervenuti sugli alvei dei fiumi per consentire un'adeguata risposta di contenimento in previsione delle piogge autunnali, nonostante la pulizia ci sono state delle esondazioni. L'ordinanza di protezione civile prevederanno ristori al 100% dei danni subiti. Si inizierà un'attività di censimento dei danni pubblici, dei danni privati e dei danni alle imprese e alle attività artigianali. L'ordinanza di protezione civile prevederanno ristori al 100% dei danni subiti. Si inizierà un'attività di censimento dei danni pubblici, dei danni privati e dei danni alle imprese e alle attività artigianali. Ma nel frattempo noi abbiamo bisogno di altro. Abbiamo lanciato una campagna fondi di raccolta nazionale, stiamo interloquendo con i gruppi bancari presenti sul territorio, perché c'è necessità di mettere immediata liquidità sul tessuto socio-economico. Non possiamo aspettare i tempi dei rimborsi, quindi il mio è un appello a rimboccarsi di nuovo le maniche, a non farsi prendere dallo sconforto, e un evento catastrofico come questo può ancora una volta far passare la voglia di crederci e di investire sul futuro del paese. Però non sarete e nessuno vi lascerà soli. Quindi noi continueremo in questa incessante operazione di cogestione dell'emergenza, ma lavorando sin da subito per garantire continuità e risorse alla ripartenza e al futuro di Cantiano. Quindi coraggio, rimbocchiamoci le maniche, perché anche questa volta ce la faremo. Prosegue senza sosta anche il lavoro dei tanti volontari del CB Club Mattei di Fano. L'associazione di protezione civile si sta occupando dei passi per la popolazione di Cantiano. Il presidente Saverio Olivi ci ha spiegato in che modo è possibile aiutare gli alluvionati. Saverio, da venerdì scorso ormai siete sempre operativi. In quale territorio state operando? Lui, il nostro referente, ci ha dato la destinazione di Cantiano, siamo arrivati lì da venerdì sera e abbiamo iniziato sabato mattina presto con il Bob, con l'escavatore con la terna a liberare il centro storico, la piazza. C'era un ammassamento di macchine una sull'altra, piano piano, portato via le macchine, le persone, le famiglie, soprattutto i negozi al centro hanno buttato fuori tutto il materiale che era andato in malora. Piano piano abbiamo fatto delle mucchie, perché che sul subito non ci sono stati i camion dove caricarla, poi piano piano abbiamo fatto ancora delle mucche più grosse, sono arrivate ditte specializzate a portare via il tutto, quindi è rimasto molto fango. Nei giorni scorsi poi anche con l'idropolitrice abbiamo dato una mano, finché ci ha chiesto la Regione Marche di contribuire portando a loro dei pasti. In questo momento, come vedete alle mie spalle, stanno preparando il pranzo e la cena che portiamo appunto a Cantiano. Chi volesse dare il proprio contributo in questo momento come può fare?
Dunque, molte sono state le persone e le associazioni che hanno donato, ad esempio la Pro Loco ha donato degli stivali, ha donato dei tiracqua, ha donato delle palle che noi ci adoperiamo per portargli, ha fatto un buono presso la Cona di Via Togliatti di 400 euro, altri buoni spesa, le card sono stati, ci sono stati consegnati, il Rotary stesso ci ha telefonato dicendo che lo spazio Conad troverà in pratica, ci farà trovare non del materiale, perché inizialmente le famiglie ci hanno chiesto e ci portavano qui dell'olio, ad esempio la famiglia Sassi ci ha portato dell'olio e della pasta, però quello che ci serve è carne, è difficile la carne programmare in pratica quando te la portano, invece in questo caso ultimamente proprio da ieri hanno iniziato ad acquistare presso i supermercati delle card per la spesa, ce le portano e con quelle in pratica andiamo direttamente nel supermercato dove ci lasciano la spesa e acquistiamo quello che ci serve per la giornata. E un cittadino singolarmente può armarsi di pala e recarsi direttamente sul posto aiutando le famiglie? Allora, questo è un po' che non è difficile, ci sono due aspetti, il volontariato organizzato che per poter agire con noi o con qualsiasi altra associazione ha bisogno di un corso per la sicurezza in pratica, perché se si fa male sono problemi. L'altro aspetto è il cittadino che va direttamente a Cantiano, a Senigallia o a Pergola e si presenta alla famiglia che ha bisogno di togliere il fango dentro casa, va munito di stivali, pala e guanti e si mette a disposizione della famiglia come un qualsiasi cittadino, e lì veramente c'è da fare tanto. Questo è un aspetto, sono due gli aspetti, il volontariato organizzato e il volontariato spontaneo che direttamente va sul posto e dà una mano alla famiglia perché veramente ce n'è bisogno. E una nostra reporter di strada ci ha segnalato un incidente che si è verificato oggi pomeriggio in via Roma a Fano all'altezza della farmacia Ercolani, coinvolte nel sinistro due auto e una bici, il ciclista, un uomo di 65 anni che stava attraversando la strada, avrebbe battuto violentemente la testa. Sul posto il 118 e la polizia locale per i rilievi di legge per deviare il traffico su via Togliatti e sulle altre strade limitrofe. Tra stupore e curiosità sono emersi due teschi, uno accanto all'altro, durante i lavori di ripavimentazione in Piazza del Popolo a Pesaro. Secondo gli archeologi sono di epoca medievale e non si esclude che ce ne possano essere altri. Passiamo alle elezioni politiche. Oggi pomeriggio ha fatto di nuovo tappa a Pesaro Marco Bentivogli, candidato al Senato per il collegio di Marche Nord per il centro-sinistra. Nei nostri studi invece nei giorni scorsi ci ha illustrato il programma ma anche gli obiettivi. Si è battuto per difendere, promuovere e generare lavoro. Ha un passato da sindacalista nel settore dei metalmeccanici e ha seguito le vertenze più dure in diverse province marchigiane. Marco Bentivogli, residente nella città dorica da 21 anni, è il candidato al Senato per il centro-sinistra nel collegio Marche Nord, che comprende le province di Ancona e Pesaro Urbino. Aspetta una sfida importante, come definisci innanzitutto la coalizione? Beh, una coalizione intanto larga, ci sono solo due coalizioni in campo, sono candidato al collegio uninominale per Partito Democratico, Più Europa, Sinistra Italiana, Europa Verde e Impegno Civico. È una coalizione con più idee ma con la capacità di costruire anche una sintesi per difendere la Costituzione, difendere e promuovere il lavoro. Quali sono i principali obiettivi? Ma i principali obiettivi è tenere insieme l'emergenza con la prospettiva. L'emergenza è fatta di bollette che crescono, inizia a crescere di nuovo la domanda di cassa integrazione, bisogna intervenire immediatamente per un tetto europeo del gas, per il disaccoppiamento dell'energia elettrica con il prezzo del gas, e bisogna avere dei canoni sociali per le famiglie più deboli e un credito d'imposta che raddoppia per tutte le imprese che consumano energia. Tra i temi al centro del programma anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la flat tax. Fratelli d'Italia ha votato per ben 5 volte contro il PNRR e oggi lo vuole addirittura rinegoziare, che significa perdere tutte quelle risorse. Noi pensiamo che invece vadano dedicate al rafforzamento del nostro paese, alle infrastrutture che in questa regione sono carenti, sono ormai vecchissime e lasciano in isolamento le Marche, per cui questo è un primo problema. Sulla flat tax
quella che propone il centrodestra non è applicata in nessuna parte del mondo, anche perché significa far pagare di più i più poveri e far pagare molto di meno i più ricchi. L'idea fondamentale invece è ridurre drasticamente le tasse sul lavoro, il cuneo fiscale e soprattutto combattere l'evasione fiscale, tema che non esiste attualmente nel programma di centrodestra. Sul sistema sanitario, invece, 2 anni fa, ha detto Bentivogli, la giunta regionale ha chiesto voti promettendo servizi più vicini ai cittadini e nuovi ospedali, ma vediamo che i nosocomi non sono stati costruiti, la medicina territoriale è indebolita e aumenta il tempo delle liste d'attesa. È un modo sostanziale, ha commentato il candidato, per privatizzare la sanità. Noi, ha precisato, siamo invece per una sanità pubblica. L'attenzione sarà poi rivolta anche verso l'ambiente. Assolutamente, noi abbiamo utilizzato le risorse di questo pianeta come se fossero infinite, ci accorgiamo del guai, disastri del surriscaldamento globale e su questo dobbiamo cambiare stile di vita, cambiare modelli produttivi, soprattutto ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili e puntare in modo serio sulle fonti rinnovabili, tema che molto spesso nelle installazioni di nuovi impianti la burocrazia ne pregiudica qualsiasi realizzazione diretta. Vi preoccupano i sondaggi che danno il centrodestra avanti? Ma l'attitudine di questo paese è sempre cercare di immaginare chi ha qualche probabilità di vittoria e schierarsi tutti con salire tutti sul carro del vincitore. Io credo che questa destra rappresenti un problema, non tanto perché può rappresentare una svolta autoritaria, ma perché questa destra è tutto tranne che una novità. Giorgia Meloni è stata ministro del governo tra il 2008 e il 2011 e sappiamo come ha lasciato il paese in termini di disastro della finanza pubblica, in termini di debito pubblico che è cresciuto, in termini di disoccupazione giovanile e femminile che è cresciuta. Per questo noi abbiamo 2 esempi, quello a livello regionale e quello a livello nazionale, che fanno capire chiaramente che la destra non è una novità. La controprova di questo è che 4 assessori su 10 di questa regione sono candidati ad andare a Roma, ed è un tema di scarsa serietà, perché se si prendono i voti e si assume le responsabilità per cambiare la regione, dopo 2 anni si scappa, evidentemente i risultati sono da celare. E ne è la riprova il giudizio che è uscito a livello nazionale sul governatore Acquaroli, che è terz'ultimo nella classifica di tutti i presidenti delle regioni a livello nazionale. Ieri invece è stata la volta dell'incontro pubblico con il leader del movimento No Green Pass, Stefano Puzzer, ormai ex portuale di Trieste, candidato nel collegio di Pesaro per la Camera dei Deputati. Noi intanto useremo la campagna elettorale per portare fuori la verità, quella verità che sta uscendo già da sola. Porteremo persone normali, io ho sempre detto di essere una persona normale, sono un lavoratore portuale, un padre di famiglia, e soprattutto porteremo un progetto, direi coraggioso, ma in questo momento c'è bisogno di coraggio e c'è bisogno veramente di una risposta forte a tutto quello che sta succedendo. Siamo in un continuo stato di emergenza, prima sanitaria, poi finanziaria, energetica, abbiamo visto anche in queste settimane, diciamo, anche climatica, e mi sembra che qui ci sia una totale superficialità da parte di questo governo, dei governi passati, e quindi è ora di dare risposte chiare con un progetto chiaro, ripeto coraggioso, però è ora di metterci la faccia avanti e io chiedo solamente coraggio alle persone. Quali sono queste idee, questi progetti che porterete in campo? Ma guarda, intanto l'uscita dall'Europa, l'uscita dalla NATO, basta inginocchiarsi agli Stati Uniti, stop alle sanzioni, no caro bollette, riforma della sanità e della scuola, dobbiamo ritornare a riportare tutto sul pubblico e finirla di ingrassare le tasche delle multinazionali, perché a causa del caro bollette rischiamo che piccole e medie imprese e quindi tutti i loro dipendenti, i vari imprenditori italiani, rimangano con le pive nel sacco. Si tratta proprio di non aver voglia di reagire e di vivere su quello che ci concedono. Italexit, secondo me, è un progetto veramente coraggioso. Noi abbiamo accettato la candidatura perché non nasce sul mal di pancia, nasce su dei valori veri che sono quelli nostri, che ci hanno passato i nostri padri, i nostri nonni. Noi siamo andati al Palazzo del Comune di Pesaro, io sono candidato all'uninominale lì, io speravo di incontrare il sindaco Ricci. Ieri per incontrare qualcuno del PD siamo dovuti andare fuori da un pranzo elettorale
a beccare il governatore Bonaccini. Qua mi sembra che tutti quelli che fanno parte del governo attuale, sia destra che sinistra, tutti d'accordo con l'agenda Draghi, quindi stanno facendo tutti una finta campagna elettorale e si vede dal fatto che non si vede nessuno, nessuno vuole fare un confronto. In via Cavour a Fano è stata inaugurata la statua intitolata a Don Achille Sanchioni, conosciuto da tutti come il Prete Buono. L'opera è stata realizzata dallo scultore fanese Paolo Furlani. Il servizio invece è di Filippo Pucci. La figura di Don Achille Sanchioni finalmente riprodotta a grandezza naturale attraverso una statua in bronzo. È stata inaugurata davanti all'ex chiesa di San Leonardo in via Cavour a Fano, parrocchia guidata per decenni da Don Achille, l'opera fortemente voluta dall'associazione Amici di Don Achille, con il desiderio di ricordare la figura del sacerdote, conosciuto da tutti come il Prete Buono. Alla cerimonia, presente le cariche civili e religiose, come il vescovo Armando Trasarti e i due viceparroci Don Luigi Spallacci e Don Guido Spadoni. Questa associazione è sorta per il bisogno che avevano i suoi giovani di ricordare questo sacerdote, sacerdote che ha sempre esercitato la carità, che è nato povero ed è morto povero, non ha avuto mai un'ospitazione sua, donava tutto, donava anche i soldi che noi gli davamo perché potesse avere cura di sé, lo donava ai poveri. È stato un sacerdote che non ha trascurato mai nessuno, si è recato nei posti più sperduti della parrocchia per dare l'estremunzione, per portare una parola buona. Ha curato i giovani, ha curato i bambini, ha curato particolarmente i bambini. Quindi questo sacerdote manca. Oltre alla statua è stata scoperta anche una targa ricordo con su scritto: l'associazione ha voluto donare alla città questa statua. Don Achille Sanchioni, parroco della vastissima parrocchia di San Leonardo e amico di tutti i cittadini, ha vissuto in assoluta povertà ed ha dedicato tutta la vita ai poveri, ai bisognosi e ai giovani. Questi ultimi, ormai adulti, con la posa di questa statua, ne intendono onorare la memoria affinché la sua testimonianza di vero amore cristiano sia esempio alle generazioni future. Posso solo dire che io sono un po' vissuto sotto la sua ala. Qui di fronte c'era la vecchia canonica, quindi la vecchia casa dove lo zio abitava, e io quando sono nato proprio qua. Io ho sempre avuto un legame fortissimo con lo zio, crescendo la cosa si è ancora più accresciuta, io lo vedevo proprio all'opera, quindi tutti coloro che bussavano alla porta per avere sussidio o qualcosa, lui apriva tutti e dava sempre qualcosa a qualcuno, pur essendo lui povero, più povero che si può. La statua è stata realizzata dallo scultore fanese Paolo Furlani, che in diversi mesi ha concluso l'opera curando ogni minimo dettaglio. Vivo anche per lui il ricordo della figura di Don Sanchioni. Diciamo che non ho lavorato di fila, diciamo un paio di mesi, ma lavorando con calma e tranquillità. Io l'ho conosciuto perché sono nato di là della strada, quindi voglio dire, ho passato la mia infanzia qui proprio in questa chiesa, addirittura nella parrocchia sopra, giocavamo a tennis, a ping pong, e c'era Don Achille, me lo ricordo molto bene, che ci passava le merendine e i filmini di Don Bosco, no? Proprio per, quindi c'è un ricordo affettivo nei suoi confronti. Ci spostiamo nel comune di Colli al Metauro, dove si è svolta la pedalata alla Perangelica, una manifestazione che ogni anno raccoglie decine di mountain biker provenienti da tutta la regione. Rimandata ben due volte a causa del maltempo e dell'apertura della campagna venatoria, nei giorni scorsi si è svolta la quarta pedalata alla Perangelica, uno degli eventi sportivi e di cicloturismo più amati e seguiti dagli appassionati di mountain bike. 3, 2, 1, via! Arrivo.
Organizzata dall'Associazione Mulistracchi con il patrocinio del comune di Colli al Metauro e della regione, l'iniziativa ha coinvolto decine di ciclisti che si sono dati appuntamento nel centro storico di Serrungarina per poi attraversare i borghi di Bargni e Pozzuolo, fiore all'occhiello del territorio. Abbiamo tre percorsi completamente nuovi, in 4 anni li abbiamo sempre rinnovati. Il primo è per tutti, l'abbiamo un pochino semplificato, 25 km, 750 metri, quindi è un pochino per tutti. Il secondo, il lungo, che ripete, è nelle tracce di quello d'anno scorso, ma abbiamo sostituito alcuni sentieri con altri nuovi, creati proprio di sana pianta. Siamo entrati in un bosco pieno di rovi e ci siamo fatti spazio e abbiamo aperto quasi 3-4 km ed è venuto un percorso bellissimo, e questo è il lungo. Poi abbiamo, per i più forti, quelli con più gambe, i più tenaci, abbiamo l'Iro, che passeranno nel percorso del lungo e poi a un certo punto saranno deviati arrivando fino a Montefelcino, e quello è davvero tosto, sono quasi 2000 metri di dislivello per 50 km. Non saranno in tanti a farlo quest'anno. Non è mancata la parte enogastronomica, caratterizzata dalla presenza del prodotto tipico protagonista della manifestazione, e cioè la pera angelica. Dunque buon cibo, cultura, sport e sano divertimento, oltre al profondo senso di rispetto per il territorio attraversato dal giro, con particolare attenzione a non sporcarlo e a mantenerlo pulito. Io devo ringraziare tutti, ma veramente tutti quelli che si sono adoperati perché anche quest'anno si potesse portare avanti questa iniziativa sulla quale noi crediamo molto come amministrazione, che abbiamo patrocinato, e daremo sempre più maggior supporto anche nei prossimi anni, perché richiama centinaia di persone che vengono fuori dai nostri territori e che hanno la possibilità quindi di conoscere i nostri territori, magari con questa iniziativa, quando crescerà, realizzarla anche su più giorni, in modo tale che si possa accompagnare, oltre all'evento in sé, anche la possibilità di queste persone di poter condividere con noi le bellezze dei nostri territori. E di questo, ripeto, voglio ringraziare tutti coloro che in maniera volontaria, lo sottolineiamo questo aspetto, si sono prodigati per far sì che questa iniziativa potesse avere luogo. Tra poco andrà in onda un approfondimento elettorale con il candidato Marco Bentivogli e subito dopo uno speciale dedicato alla pedalata alla Pera Angelica. Dunque buona serata su Fano TV.